giorno. Siamo a Castelgoffredo nell'Alto Mantovano per giocare a carta bianca. Avete visto le scarpe? È un simbolo molto più importante del previsto. Giochiamo a carta bianca? Giochiamo a carta bianca? Giochiamo a carta bianca. Lei chi è? Lei chi è? Come si chiama? Emma Borsini. Pellegrina? Pellegrina da 25 e più anni. Lei quanti anni ha? Io sono nella classe 24, fate voi il conto perché a me mi è stato troppo. Allora, giochiamo a carta bianca? Mi dà la mano? Molto onorata, grazie mille. Mi dica un po' qual è la novità? La novità? La mia storia di pellegrina si ripete in continuazione. Sempre però ogni luogo, ogni santuario nel quale mi presento, che vado a venerare quella Madonna che ancora non conosco e a volte a rivedere, perché in certi santuari come in Messico ci sono stata ben 4 volte, perché mi ha talmente innamorato che io sarei là di casa, però sono nata qui a Castiglione. A Castiglione, lei di Castiglione? Allora sono castiglionese. Allora lei mi ha detto che ha incontrato prima il Papa. Sì, l'ho incontrato inaspettatamente, perché non sapevo nemmeno di incontrarlo. Sono stati i suoi compaesani a far conoscere che io ero andata al loro santuario a visitare la Madonna di Lucano. Mi faccia capire, il significato del pellegrino è quello di non sentirsi mai arrivato? Eh sì, non è... Beh, arrivato a tappa. Si arriva alla tappa, il simbolo? A tappa. Adesso sono qua e vuol dire anche non fermarti mai. Ma adesso la mia giovane età. Cosa dici? Mi devo fermare? No, no, per carità, vorrei sapere però cos'è all'interno del suo carrello. Lei mi ha detto l'acqua naturale? Acqua? Acqua, pane. Latte. Pane raffermo? Sì, le porto via 2 chili quando vado via esco da casa nella mia borsa e mi faccio 2 chili di pane ben appetiti, ben pronto da consumare. E l'abbigliamento è in base alla stagione oppure? Ah, l'abbigliamento è il più povero possibile. E per dormire? Dormire la provvidenza ci penserà. Adesso ti dico, questi ultimi 4 anni, da quando si dice che sono famosa, trovo sempre qualcuno, ho sempre trovato un letto, ma prima è molto molto difficile. Prima ti considerano, non credono che tu sei una pellegrina, no, tu sei uno che ci viene a contare delle storie, e poi aggiungono: ma in quanti siete? Come in quanti siete? Sono io. Ma no, devi avere un seguito. Non ho nessun seguito, sta tranquilla. Perché ci sono delle persone che si presentano così e dopo dietro ci hanno ancora altre persone. Questa, la prima, va in casa, va a curiosare, vedere. E poi riferisce a quelli lì. E quelli vanno a fare... Non è griffata, ma il seguito ce l'ha, non viaggia da sola perché Cristo la insegue. A voi.